eccoci sui primi tornanti dell'Agnello, ragazzi. Veramente ci sono 3 gradi, la temperatura inizia a farsi sentire veramente bassa. Piano, collegio Adrezza. So che Belle mi vorrà uccidere perché lui starà già grattando il ginocchio. Comunque guardate, la neve è già attorno a noi. La visiera si inizia ad appannare, ovviamente, perché che fai, non ti appanni? Ah, ed è pure un po' aperta. Zetisti, buonasera. Guardate che roba, ragazzi, guarda che roba, che paesaggio. Mamma mia che sound, Belle. Gli ha montato il quick shifter questo info. Scusa. Gli ha montato il quick shifter ed è veramente, ha un sound spettacolare, ragazzi. Mamma, guarda che fierezza. Ora li capisco gli avventuristi. Jesse 1002 Adventure. Spizzichi e bocconi. Meno male che hanno pulito le strade, ragazzi. Guardate quanta neve. Poi ieri notte è anche un po' nevicato qua. Quindi tanta roba. Comunque, ragazzi, questa notte penso che farà veramente tanto freddo. Ma meno male che abbiamo il giubbottino e soprattutto i calzini della Capit, così ci terranno caldi caldi anche di notte. E ragazzi, cioè, guarda che spettacolo, che spettacolo. Abbiamo già pagato, ho i fogli che c'erano da fare nel bauletto. Sì, sì, siamo in 3. Possiamo andare? No, no, tranquillo, cioè. Grazie. Bene, 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 ragazzi. Noi l'iscrizione ovviamente l'abbiamo già fatta. Guarda, bello. Cioè, qua sembra quasi estate, fra un po' non c'è quasi più neve. E lì era pieno. Bellissimo. Non, no, mi stavo mangiando un pezzo di barba. Guarda che spettacolo, mamma mia che bello, ragazzi. Eh sì, è proprio vero che l'Italia è un paese veramente ricco di figate naturali. Siamo vicini, sporchiamo un po' le borse. Che emozione, ragazzi. Devo dire che ieri sera avevo un po' di strizza visto il meteo, però fortunatamente è cambiato. Beh, diciamo che comunque la carne che ho messo dietro non è un problema. Cioè, questo pensate che sarebbe un lago, ragazzi, sarebbe un lago. Quello che piscia. Basta usare le protezioni giuste, le cose giuste e si va ovunque. Guardali qua, tutti messi, i tassellini. Mamma mia, ragazzi. Che esperienza, guarda quanti. C'è traffico. Ah sì, ma qua è il GS con il sidecar. Bene, ragazzi, siamo arrivati. Ah, ora non ci resta che trovare il posto per mettere la tenda, sistemarci e togliere la carne. Magico. Setup 1, 2, 3. Dov'è la carne? 4. Dov'è? Lì. Olè, si inizia leggero, wurstelino, hamburgerino, mano di Belle sporca di cancro, sì. E via. Guardalo, bello uno, bello due. Eccolo a. Ah. Buonasera, prostatici. Eccoli. Leggeri, notturni. E via, turni. Fiore, secondo pranzo, seconda cena, non lo so cos'è. Bellissimo, leggero. Vai così. Ostia. Bene, bene, bene. Nessuno c'è più, a parte Belle suino. Le moto sono lì. Grave qui. Loro sono qua. E niente. Il tempo è così, nevica.
Bene, 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 ragazzi. Secondo giorno, e oggi è domenica, si torna a casa. Partono tutte subito. Noi abbiamo dormito, dove vedete quella tenda blu, abbiamo dormito proprio subito dietro, con quella pagliettina lì, abbiamo fatto il fuocherello, abbiamo fatto tutto. Siamo andati a dormire alle 3 e qualcosa. Ci siamo svegliati alle 7. Ora sono le 11:30 e non ci resta che tornare a casa con un po' di neve, perché stanotte ha nevicato, ma il GS può tutto. Quindi adesso ci mettiamo carichi, leggeri, e si va, ragazzi. La strada, ovviamente, non so neanche a dirlo, è una schifezza, è un picciopaccio allucinante, ma basta andare piano, tranquilli e con tutti i controlli al posto giusto. Ho anche sotto il giubbottino della Capit, che se serve scalda. E veramente, ragazzi, stanotte ho dormito con le calze e il giubbottino della Capit riscaldati a batteria. Cioè, ragazzi, ma ho dormito, ma non di un bene di più, ero caldissimo, ero veramente, ero un fagottino caldo. Il magico lago, salutiamo l'agnello. Per quest'anno è tutto, è finita, ci sono 3 gradi al momento, fiocchetta ancora un po' la neve, ma noi siamo tutti carichi e contenti. Guarda che bello, guarda che bello, super paesaggistico. Oh, uno con 750, no, perché c'erano solo le donne al 750? Guardate, ragazzi, paesaggino leggero, acquetta, montagne innevate, mamma mia, perfezione. L'unica cosa molto imperfetta è che ho messo male i pantaloni e quindi mi entra il freddo proprio nella righetta in mezzo lì a fondo schiena. Però vabbè, fa niente, adesso ci veniamo a fare le foto, che poi vedete sul mio profilo di Instagram. Vi ricordo di seguirmi sia su YouTube che su Instagram. Ora foto e poi si riparte. Mamma, ragazzi, c'è un'esperienza da fare almeno una volta nella vita. Può piacere o non piacere, per una notte anche dormire un po' sporchini si fa e si apprezza. Mamma mia, è stata veramente un'emozione. Poi vabbè, l'ho condivisa con i due molesti che viaggiano sempre con me, il signor Naso e il signor Belli Suicida, quindi è sempre una piacevole compagnia. Adesso abbiamo tutto su, finito lo shooting fotografico che vedete su Instagram, e ragazzi, è ora di tornare a casa. Abbiamo optato per fare un ritorno, siccome siamo il team poveri, come dice il magico Paolo, facciamo un ritorno senza fare autostrada, in modo tale da spendere meno ed evitare di spendere troppi soldi. Mamma, ragazzi, la discesa, come avete visto, l'abbiamo fatta, l'abbiamo finita. Adesso costeggiamo il magico Fiumiciattolo che ci porterà verso casa. Manopolini riscalata livello 2, ci sono 4 gradi. Al momento sono talmente caldo che sto divinamente, ma fra un po' arriverà il freddino a farsi sentire. Quindi teniamo le mani calde ed evitiamo di fare gli sboroni che poi ci congeliamo. Consumiamo poco e via. Mamma, che spettacolo, cioè guarda una strada del genere. A parte per le buche, però bello bello bello, anche il tavolo da picnic. Super gessistico. Cioè guarda che roba. Route 66 proprio, eh. Bene bene bene, ragazzi, come vedete dal magico tratto urbano della 4, io mi sono un po' dimenticato di avere la GoPro attaccata, avendo tutto fatto queste lunghe statali dritte infinite. Oh, un RS4, bella. E ovviamente, come voi state già pensando, sì, il video finisce qui sulla magica A4. Vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate di queste magiche avventure in compagnia degli amici a suicidarci nel freddo più assoluto in tenda. E che dire, come sempre, ci vediamo ogni domenica alle 15 per un nuovo video. Ciao!